Benvenuti in un nuovo video. O bentornati. Mi auguro che ogni tanto torniate a vedermi e che non siate solo nuovi. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commenti, pipipipa. Non ve lo dico mai perché mi annoiano quando lo dicono negli altri video. Però, siccome vedo che siete molti che mi guardate la metà, siete iscritti la metà, no. Chi non è iscritto potrebbe, così almeno arriviamo a 2000. Non succede nulla mai. Allora, oggi me ne sono andata alla fiera dell'Est, no, in realtà siamo a Ovest, la fiera di maggio per la festa della mamma. E stranamente ho trovato cose. Però vi faccio vedere anche una cosa che non ho comprato alla fiera. Ma ci volevo fare uno short, però ho detto, ma vabbè, siccome queste palette le volevo provare per bene. Ah sì, ma voi perché non le ho manco provate? Ho detto, questi li faccio provare anche. Li provo assieme. Quindi proveremo assieme questi due fantasticherrimi gloss. Questo smalto, vabbè, lo swatcho, che dovete vedere che ha questo verde orribile, però ha questi riflessi. E poi ho beccato queste della Revolution. Queste proprio sono i super hype. Poi vi spiegherò perché. Allora, quindi sono totalmente struccata. Allora, questi. Sono andata l'altro giorno, tra l'altro questi sono di gomma. I gommini sono di gomma. Allora, l'altro giorno, l'altra settimana, sono andata dai cinesi con mia madre. Mi fa, ma vorrei un gloss. Però guardavo le loro patelabini. Erano tutti i colori un po' così cosa. E io ho detto, ma vabbè, scusa, te lo faccio io. Prendo un ombretto, no, sì, mentre sto cercando di aprirlo, è un gloss trasparente, prenditi e poi domani lo dico, con tutti gli ombretti che ho, ne scegli uno e te ce lo metto dentro. E lei ci fa, vabbè, uno trasparente già ce l'ho, e ho detto ok. E poi ho fatto la battuta, ma sì, poi insomma, non è proprio lip safe, però io me li faccio. E lei ha detto, infatti avevo il dubbio. E quindi l'altro giorno, cioè, piuttosto che levarsi la pellicola, e quindi invece ieri sono tornata lì in quel negozio, perché è l'unico che ha il cibo che ultimamente non mi sta mangiando, solo quello, e ho visto questi della Cosmi. Ha detto, ma gliene prendo uno per la festa della mamma, cioè non è l'unico regalo che le ho fatto. E vediamo un po' se è carino, poi ha detto, ma me ne prendo uno anche per me. E però non potendoli testare, ho detto, boh, vediamo un po' come colori. Anche perché ha questa cosa un po' sperluccicante. Vediamo un po' com'è. La mia idea era che io questo più fucsia, lei questo più chiaro. Quindi ora mi provo magari questo e questo magari lo swatch e basta. Se tra l'altro non sono mai stati usati faticosissimo aprirli. Perché ha la cosa che è tratteggiata, ma ovviamente non si. Vabbè, intanto noi facciamo rumori. Suoni triggerosi mentre tutti i motociclisti rientrano a casa adesso. Ci sono dei rally, che ne so, c'è tutte le cose più rumorose che stanno passando. Sotto camera mia. Vabbè, dovrebbe rompersi in verticale, ma si rompe in diagonale. Vabbè, la plastica abbiamo tolto. E quindi questo è così. Schiarle, visto che volete dare un po'
c'è scritto. Ah, fragola. E qua c'è scritto Giulia. Non so se erano tester, sono un po' aggiungicate, però c'è dello scotch. E non sembrano prese tra di tanto. E quindi quelle lì non mi fidavo. Poi c'erano appunto, ce n'era una tipo questa, ma liscia con una farfalla, però aveva colori. Nulla di che. E un'altra palette di cose cremose. Se
Quindi probabilmente saranno super vecchie. Allora, cominciamo da questa che spero non sia sbriciolata. Questi dovrebbero essere i colori. Questa è proprio la pellicola che però... di questo era tutto sbriciolato, per quello ho detto vabbè. E quindi ho provato poco. No, allora questo dovrebbe essere shimmer, questo opaco, shimmer, 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 opaco, shimmer, opaco, dovrebbe essere quello. Ma ora li swatcheremo tutti. Allora, è che c'è lo specchio. Questo, scusa, sembra marrone. E questo è tipo autocromo, scusa. Ah, sì, è autocromo. Ficus. Perché in realtà è grigio, ma è marrone. È grigio marrone. Perché io lo vedo in tracito. E invece è tipo in... vedete, così è grigio. Così è marrone. Bello. Non lo sapevo. Sempre posto in quello, non lo so, però secondo me sì, perché qua sì, qua sembra viola, qua sembra nero. Bello, ci sta. A sapere che c'erano dei duocromi, prendevo anche l'altra perché l'altra aveva dei colori, però oddio, vabbè, l'altra era grossa uguale, ma era fatta diversa. C'era una farfalla.
Nel tempo che trovano e danno l'idea che sembra una palette fighissima. Allora, queste sono Bala sia Matte che Shimmer. Sembravano tutti molto. E vabbè, andiamo in ordine, tanto il giallo. Allora, il giallo voi lo vedete più limone, però è bello fluo e spero sia super. Questo viola e questo arancione vicini. Mentre il giallo non è che ha tinto tantissimo. Però sembra pigmentato, vediamo un po'. Basta. Però si vede, non è super così. Vabbè, ovviamente non è come se fosse bagnato, però vabbè, se stratifica tanto. Ok, ci sta. Poi facciamo un po' di arancione. Magari questi andrebbero bagnati.
Basta. Quindi mi piace molto tutto ciò che ho preso. Ah, guardiamo lo smalto. Grazie.